Ci siamo, abbiamo ripreso Gaetano, abbiamo rifatto tutto, tempo di record, diciamo così, ma ce l'abbiamo anche fatta. Bentornati amici, e purtroppo piccoli problemini così di natura tecnica, diciamo così, Gaetano, per non dare troppo la colpa, diciamo, a nessuno. Ci siamo, Gaetano? Ci Sì, siamo Gaetano? Sì, ecco, a posto, a posto. Siamo tornati di nuovo, siamo di nuovo online qui per goderci questo strepitoso spettacolo, purtroppo troncato alla fine interrotto sul più dell'accumulo, bello. interrotto dal fato, dal destino, diciamo così. Però noi siamo di nuovo qui, siamo ritornati di nuovo, qualifiche brevi per adesso per questa F1, per non allungare molto, diciamo così, il sugo. Quindi facciamo qualifiche brevi e gara. Stiamo a vedere, avevamo notato già dei primi tempi strepitosi, quindi vediamo se in effetti i piloti si ributtano in mischia e in effetti escono In tutti effetti escono quanti sì, di tutti quanti nuovo. subito. Escono subito tutti all'opera, quindi vediamo, ecco il buon Gaetano, che è il buon Bobbo, sempre presente, eccoci, sì, ragazzi, piccoli problemini, ma ce l'abbiamo fatta. Endri si butta in pista insieme a ex Russo, che aveva già impressionato con un ottimo, buon primo tempo. Scheller si è ritirato, piccoli problemi forse per Scheller, vediamo, invitiamo. Lo invito io, salvo, tu segui la live, non ti Ok, preoccupare. vediamo Hendry che sta andando lì verso il primo. Senti, non vorrei che Scheller sia incidente per lui, perché forse l'ho visto lì dietro, quindi può darsi che non sia. Andiamo a vedere sul dettaglio. Non vorrei che davvero sia uscito fuori. Ritirato Scheller, no, l'ho da ritirato, quindi piccoli problemi forse per lui. Buon Michele anche che ci saluta, quindi salutiamo con un caloroso abbraccio, Binky che è tornato. Ecco ragazzi, non ci abbandonate. Godetevi questo spettacolo della F1 con piloti davvero. Speriamo che i tempi possano essere quelli che avevamo visto. Già avevamo visto qualche Gaetano, qualche pilota scendere sotto il muro del Dell'1,42, 42. Quindi sì, staremo a vedere. Salvo, ti devo chiedere di invitarmi perché a me non fa invitare, per favore, Sì, Domenico. lo invito, ma sicuramente. Si è piccoli problemi per Domenico, vediamo. Si è ritirato, quindi non vorrei che davvero abbia avuto dei Intanto problemi proprio Andri si è di ritiro. Però pentacciato. vediamo un attimo Dani che si sta lanciando, Beppe Lau sul suo giro lanciato, anche lui. Ferdis, vediamo, primo settore, si lancia il pilota che aveva già fatto un ottimo primo tempo sulle qualifiche, è sceso sotto il muro del 42, anche lui si avvicina, vediamo il primo settore di Ferdis in Mercedes, pilota che adesso sta per cercare di. Primo settore, no, taglia, prende taglio, niente da fare per Ferdis, e noi andiamo su Alitalia, secondo settore per lui, pilota. Il pilota leader del mondiale. Vediamo se riesce. Eh sì, ma vediamo l'Italia che è sicuramente il pilota più atteso. In gomma rossa, vediamo se in gomma gialla già ci aveva fatto vedere di avvicinare quel 41, 42-0. In gomma gialla, secondo settore 1:16.657 per Alessandro. Andiamo a vedere. Come riesce sul terzo settore, quello che darà intanto Dennis 42 329, buono 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 il tempo di Dennis, quindi vai box, niente, vai box all'Italia, abbiamo visto, quindi secondo me non vuole all'Italia, non ha il flap rotto, incredibile, ha il flap rotto, ci comunicano, quindi problema per all'Italia, non avevo visto. Bravo generale 42,5, andiamo a vedere anche Profumo di Marek che sta per lanciarsi sul primo settore per lui. Seguiamolo, il pilota Red Bull. Eh sì, andiamo subito. Dai a 42,894. Vediamo.
Diamo Rai. Profumo di Marek, se riesci. 41.994 per Samma. Stampa davvero un ottimo tempo e si piazza per adesso in prima posizione. Pilota del... ecco, prime previsioni. Nova, 41.505. Arrivano a ripetizione adesso i tempi. Ex russo e... anche lui ai box, Profumo di Marek sul secondo settore, già intanto c'è una previsione sul poll intorno al 40.0, ma davvero in GP1 è stata 40.892, quindi davvero sarebbe un'impresa questa, ma vediamo, adesso all'Italia in pista, però c'è Profumo di Marek, niente da fare, prende taglio, Beppe Lau anche lui, Nova 41.5, ma l'Italia adesso si lancia. Andiamo a seguirlo, c'è una previsione intanto di 40.0 di Arancina, quindi staremo a vedere se in effetti all'Italia può tentare quel giro. C'è anche Genox, pilota davvero in ottima forma, pure Garra che ha mostrato gli artigli anche lui su questa pista. Sì, davvero, davvero. Sì, grandi. Grande. Sì, con i problemi di audio, di invito. Gli faccio la stanza, vediamo. Sta per lanciare, vediamo il pilota se riesce, della Racing Point, a mostrare un buon tempo. Sta per lanciare Endri, Piuccio, lì Nova 41.5 leader sempre, ma c'era Alitalia, andiamo a seguirlo, vediamo primo settore per Alitalia, vediamo se stampa il Fucsia, il pilota dell'Alfa Romeo, che sta per arrivare al primo settore, integra la sua Alfa Romeo, non vediamo il flap rotto, 29.689, come anche aveva fatto in gomma gialla, quindi davvero non fa differenza gomma gialla o gomma rossa per all'Italia. Andiamo a vedere il secondo settore per all'Italia, che sta arrivando nella parte secondo settore, quella più guidata, dove bisogna davvero pennellare queste curve, non prendere il cordone interno, prendere un buon esterno, pennella, rotonda la curva di Alitalia. Vediamo se il secondo settore è anche in linea con i primi. Molto pulito nel secondo per arrivare settore. Molto, molto, guida davvero come se fosse su un binario Gaetano, davvero 13.174, grande secondo settore per Alitalia. Sta per arrivare adesso a quello che può essere la pole provvisoria. Saremo a vedere. Vediamo Gaetano, ce la potrebbe fare davvero a bruciare quel 41.5 di Nova, che è già un 35, tempo. 35, 36, 37. Eh sì, mi sa che è in linea sul 41.078 all'Italia. Pole provvisoria, ma davvero grandissimo tempo. Grande tempo di Alitalia. Ricordiamo la pole in GP1, 40 di Showtime, 40.892, naturalmente sulle tre qualifiche, però davvero se ci doveva essere un segnale per l'Italia c'è stato. Quindi davvero bravo. Andiamo a vedere, Garra, qui non c'è Garra 1.41.404, lo dicevamo, si piazza in seconda posizione, ex russo entra in box, Endri, Profumo di Marek sul primo settore. Bravissimo, bravissimo Garra a mettersi in mezzo fra l'Italia e Nova, fino adesso pochi piloti ci sono riusciti. Eh sì, staremo a vedere cosa succede, ma davvero spettacolo. 29.958. Intanto Ferdi, segui Ferdi che... sì, sì, andiamo subito su Ferdi, che è un altro pilota sicuramente di ottima... Sta arrivando il pilota Mercedes.
Vediamo se anche lui si piazza lì dove c'è al limite Piuccio, 41.786, grande tempo di Piuccio in quarta grande posizione. Fedis 41.403 di un millesimo di un millesimo davanti a Garra, incredibile, incredibile. Detto, tempo un campionato di Fedis all'Italia. Fedis, Garra, Nova, Piuccio, Samma, tutti sotto il muro del 42 con Dennis 42.329, bravissimo, grandissimo, bravissimo. Generale Diego lì 42.364, Henry 42.402, Matrix 42.550, Dani 42.860, Raya 42.894, Davitrema 42.918, Genox 43.040, Lucifero 45, ma in gomma gialla Matador prende taglio, ex russo, aspettiamo lui, che davvero lui potrebbe, sì, peccato procedere. È uscito per adesso per il suo giro lanciato, quindi si sta il suo giro di lancio, diciamo, dai. Sì, sì, mancano 6 minuti, Beppe Lau, sì, anche lui si lancia, quindi aspettiamo questi 3-4 piloti a 6 minuti dal termine. Intanto Lucifero sta per chiudere il suo tempo, il suo giro. E allora andiamo a vedere se Lucifero, anche lui, si piazza nelle posizioni centrali. 43.317, quindicesima posizione per Lucifero, ma in gomma gialla, quindi... Magari vorrà fare una tattica diversa, diciamo, vorrà partire dalla metà classifica facendo gialla rossa, magari, chi lo sa. Ma davvero tempi di ottima fattura questi. Andremo a vedere se in effetti ha ex russo in pista, Dani ancora non ha preso. E allora andiamo su Dani, ha preso taglio, peccato, peccato per il pilota, c'è Generale in pista. Però mi sa che sta per... vediamo se si rilancia. Forse si rilancia, Generale, potrebbe... Vediamo, seguiamolo. Al 42.3, in decima posizione, buono però comunque il 42. Davvero vicinissimi i piloti, anche nelle posizioni centrali. A parte quello strepitoso 41.077 di Ale Italia. 42, con 42.4 sei dodicesimo, quindi questo ti dice tutto sulla... sulla bravura di questi ragazzi, perché sono dei tempi veramente fantastici, guarda. Eh sì. Vediamo, seguiamo Diego, Generale. Primo settore per lui, se migliora oppure no. Sì, migliora 85 millesimi. E quindi potrebbe scavalcare, anche se è lontano un decimo, Davide Remaie, che ricordiamo è il terzo in classifica. Generale è nono, quindi circuito davvero velocissimo questo. Come Alex dicevi Russo, tu, Alex l'ottima... Russo è sul giro lanciato, Allora facciamo lo screenshot del 29.797 con l'Italia che aveva fatto 29.6, quindi davvero ottimo anche il tempo di Alex Russo. Vediamo se riesce. Ma ha avuto un paio di sbavature su quel Eh sì, aveva fatto 13.1 all'Italia sul secondo settore. Vediamo Alex Russo cosa riesce a fare. Se migliora o meno il suo tempo, poi andremo a vedere anche Generale che sta arrivando 13.639, mezzo secondo, quindi è sul 41.5 anche lui. Vediamo, c'è una McLaren lì davanti, potrebbe prendere la scia. Potrebbe aiutarlo questa McLaren. Potrebbe aiutarlo, anche se adesso davvero, sì, lo lascia passare, grande, potrebbe aver preso quel decimo in più. Vediamo se Ex Russo riesce a stampare il 41.5, anche lui, 39, 40, 41, 795, si piazza in settima posizione. E adesso c'è Garra in pista, con Generale che è riuscito a migliorare, 41.996. Bravo, è riuscito Generale, a migliorare, bravo. 8 anche lui piloti sotto il 42. Sotto il muro. Sì, 8 piloti sotto il muro del 42, Gaetano Con. E arriva adesso anche Piuccio, che stampa 41.786. Mamma mia, ragazzi. Arrivano a ripetizione, Gaetano, qui tempi strepitosi. Incredibile, davvero. Stanno facendo tanta roba. No, ma è in pista. Intanto ancora in box. In box scende adesso, a 3 minuti dal termine, non scende ancora in pista, forse è davvero sicuro del suo... Vuole fare il suo ultimo giro lanciandosi per ultimo.
Vediamo, andiamo a seguire anche Ferdi. Ferdi scende. Tutti stanno uscendo. Vediamo se ce l'hanno. Stanno uscendo. Garra in pista. Qui Samma e Box. Piuccio adesso si lancia. 41,7 è il primo, diciamo, della top. Andiamo a seguirlo. Non so se ce la potrebbe fare Exodus a fare un altro giro, ma penso di no. Primo settore per... Io sono per Piuccio. Sono su Beppe Lauda e sto vedendo se ha finito il suo giro oppure si vuole migliorare ancora. Quindi... Primo settore per Piuccio in fondo lì al rettilineo dove si raggiunge la velocità massima di 333 km ora 34 visto Beppe per Lau, Piuccio. Beppe un Lau decimo, un decimo, diretti. Beppe Lau si sta migliorando ma un decimo sotto Piuccio, andremo subito poi a shiftare su Piuccio, ma sta arrivando Beppe Lau che sta migliorando anche lui, 42,038. Sì, due decimi, mi sa che anche lui è sotto l'1 del 42. E allora vediamo, stesso identico tempo di Dennis, incredibile, 42,038 per Beppe Lau, 42,038 per Dennis, ma va a migliorare, 41,8,35, un altro pilota migliora, Piuccio la perde, sì, Piuccio la perde, peccato, c'è Samma anche, ma adesso arrivano, si lanciano tutti, Nova, Ferdis, stanno arrivando a ripetizione, allora parte Nova, seguiamo Nova, vediamo se in effetti riesce il buon Federico a strappare e a soli, dico, diamo due decimi e mezzo, non è distante dallo strepitoso tempo di Alitalia che si lancia dietro, quindi li possiamo osservare uno dietro l'altro. E allora andiamo a vedere il primo crono di Nova, il pilota della Ferrari. Si stampa intanto, anche lui il 29, anche 29. Ferdi si è lanciato, Sì, si stanno lanciando, stanno arrivando tutti uno dietro all'altro. È arrivato Nova. Il primo che chiuderà il giro allora... è Garra, che è quasi alla fine. E andiamo a seguire Garra, 17 millesimi di vantaggio, però non sembra, entra in box. Nova arriva a 21 millesimi di vantaggio anche per lui. E allora seguiamo Ferdi, vediamo come arriva lui, 75 millesimi sono uno dietro senza l'altro. Tregua, senza tregua, potrebbe davvero limare. Che battaglia per il podio, per la pole tra l'Italia Nova e Ferdis. Si stanno migliorando. Nova ha preso taglio. Prende taglio Nova, non prende taglio all'Italia che sta arrivando al secondo settore. Ferdi sta pennellando le curve. Sta arrivando. Vediamo come va. All'Italia sta arrivando sul secondo settore. 75 millesimi per Ferdis. Battaglia tra i due piloti, 6 millesimi per l'Italia di vantaggio rispetto allo suo strepitoso 41,077, 59 millesimi di vantaggio. Vediamo Ferdi due decimi per Ferdi, quindi è sul 41,2 anche lui e sta arrivando allora adesso all'Italia. Potrebbe strappare il secondo settore. Posto a Nova, Ferdi. Potrebbe davvero strappare la pole. Incredibile, sta arrivando all'Italia, è lì, ormai ci siamo, vediamo se riesce a scendere sotto il muro del 41,012, migliora, però non scende sotto il muro, ma che strepitoso tempo, arriva Ferdi, 41,318, terza posizione, garra niente, Samma prende taglio, peccato, Piuccio è lì a 146 millesimi. Con generale... che non riesce, quindi sta arrivando Piuccio ma prende taglio, niente da fare, è finita, prende taglio anche Beppe Lau, seguiamo generale, generale ha preso bandiera, Davi Trema non riesce, non riesce a migliorare, Hendry in nona posizione 41,921, 10 piloti che danno sotto il muro I del 41, sotto incredibile, 41. incredibile, strepitoso, non sfigurerebbero sicuramente. Quasi tutti sotto il 42. Mamma mia. Che qualifica. 10 piloti strepitosi. Undicesimo Davi Trema, 42,015. Ma non sfigurerebbe da nessuna parte questo tempo. Dennis, 42,038. Matrix, 42,114. Raya, 42,716. Dani, 42,860. Lucifero, profumo di Marek, si piazza in 14ª posizione, 42,593.
Delega in quindicesima posizione Raya, sedicesimo Dani, Lucifero diciassettesimo, Genox diciottesimo, Matador diciannovesimo, chiude Scheller in ventesima posizione. Davvero incredibile, incredibile, che qualifiche che abbiamo, 14 piloti sotto il muro del 43, come sottolineava Bobo, strepitoso, ma i primi 10 che danno sotto il muro del 42, che ma, dire. Che dire, incredibile, incredibile, cambiamo sport, che meglio, no, sì. Davvero, ci viene voglia di cambiare totalmente Mario sport. Kart, no? Mario Kart, te l'ho detto. Mario Kart, sì, ci consigliano Mario Kart, ci divertiremo sicuramente, ma sono davvero a lanciare le buce di banana. Lanciare le buce di banana, sì. Allora, poll per l'Italia, se ce ne fosse bisogno, ennesima poll, Nova in seconda, ma è lì, a due decimi, Ferdis terza posizione, Garra quarto, Samma quinto, Piuccio sesto, Alex Russo settimo, ottavo Beppe Lau, nono Endri, decimo Generale, undicesimo Davi Trema, dodicesimo Dennis, tredicesimo Matrix, Profumo di Mare quattordicesimo, Raya quindicesimo, Dani sedicesimo, Lucifero diciassettesimo, diciottesimo Genox, diciannovesimo Matador, chiude Scheller senza tempo. Questa strepitosa qualifica, incredibile, incredibile Gaetano. Sì, incredibile veramente. E avere 10 piloti sotto l'1,42, te l'ho detto, ti dice tutto sulla bravura di questi ragazzi, perché sono veramente, veramente bravi. Eh sì, davvero una qualifica di tutto rispetto, che ricapitoliamo con i tempi: 41.011 per l'Italia, Nova 2 decimi 85 in seconda posizione, Ferdis in terza, Garra in quarta, quinto Samma, Piuccio sesto, settimo Aix Russo, Beppe Lau ottavo, Endri nono, decimo la top ten, chiude Generale, poi Davi Trema il terzo della classifica, undicesimo Dennis, dodicesimo Matrix in tredicesima posizione, Profumo di Marek in quattordicesima posizione, Raya quindicesimo, Dani sedicesimo, Lucifero diciassettesimo, Genox diciottesimo, Matador diciannovesimo, chiude Scheller senza tempo in ventesima posizione. Questa qualifica che ha detto che per adesso all'Italia è sempre lì, Gaetano. Sempre lì, tallonato sempre da Nova. E c'è l'incognita Ferdi che è terzo con una grandissima qualifica. Adesso dobbiamo vedere la gara, perché questa sarà una pista dove davvero, come dicevi tu, il culmine, diciamo, la velocità pura, perché vediamo, questa è una dei tracciati più lunghi con 7 km, quindi davvero sarà un Genox, una pista che vado a ritirarmi. Sì, prendo su. Sì, con tutti questi rettilini, questi lunghi rettilini, sali, scendi, quindi sarà molto facile, diciamo, superare. Quindi adesso vediamo chi avrà il passo gara migliore, l'avrà vinto. Ma ci possono essere anche delle differenze di strategia, e quindi io terrei d'occhio anche Davi Trema, sì. Partendo undicesimo potrebbe montare la gomma gialla e fare una strategia opposta a quella dei primi, quindi è tutto da vedere ancora, tutto da vedere. Eh sì, staremo a vedere se in effetti può o meno essere una gara voltata. Secondo me dal decimo in poi qualcosina a livello tattico si può pensare con questa gialla, aspettare, perché sì, magari puoi entrare un po' entrare. Eh sì. Intanto Genova. Vediamo. Sì, ecco, riuscito a rientrare, ricordiamo, non c'è il giro di formazione, quindi si parte subito, aspettiamo solamente che si stabilisca un po' tutto, la griglia. Sì, vabbè, aspettiamo i famosi 60 secondi per far scegliere la strategia ai nostri ragazzi. Migliore. Poi partiranno sicuramente. Migliore, quindi staremo a vedere con Scheller, che ci ha regalato Gaetano partenze strepitose, sì, del rimontone in fondo lì alla classica, alla griglia, quindi può davvero ricordarsi di risalire la china. Staremo a vedere, lui secondo me dà il meglio partendo da in fondo, partendo dall'ultimo posto, dall'ultimo quindi posto, ci potrebbe essere davvero una rimonta anche per buon Domenico Scheller.
Ricordiamo l'app sempre per i nostri Sempre, amici, sempre tutti i disponibile piloti. sia per i nostri amici che non, cioè la potete Eh sì, scaricare, potete ancora tutti la possono curiosità, scaricare. statistiche, comunicati importanti, infopiloti, insomma, ne abbiamo per tutti i Se colori. ci volete Davvero conoscere, un'ottima cosa. Ma conoscere ci tutta siamo, la Gaetano, famiglia ci Ferrari. siamo, adesso si parte, semafori che si accendono, Sono partono, partiti partiti, subito. parte bene all'Italia, parte bene all'Italia, vedo la Mercedes che è sfiorata già subito dietro, ma l'Italia affonda subito il colpo con Ah, Nova in seconda contatto. posizione, Ferdis in terza, Garra in quarta, piccolo problemino dietro, Stato ma un in contatto dietro, davanti sì, è tra le riuscita a McLaren. uscire. Sì, ma vediamo adesso sulla luce se tutto ok, passano Samma, quasi al contatto con ex russo, ma riescono i piloti a uscire fuori dalla griglia con ex russo che affianca Samma, sono lì in fondo al rettilineo, vediamo chi passa lì tra Samma e ex russo, alza il piede a ex russo e passa Samma, riesce a mantenere la posizione Samma nei confronti di Alex Russo. Profumo di mare che ottavo, guadagna ben sei posizioni. Incredibile la Scheller ripartenza. undicesimo, Scheller undicesimo, Scheller undicesimo, nove posizioni guadagnate subito alla partenza. Che dire, strepitoso. Gomma gialla per Profumo di mare, così come per Scheller, per Lucifero, per Davitrema e per Matrix, Dani Matador e un Dennis in gomma bianca. Ma andiamo lì in testa alla Gran Premio con Alitalia sempre primo, seguito da Nova, non lo vuole E mollare, ma Ferdi Ferdi sta è attaccato a lì, Nova, sì, sì. attaccato ai tubi di scarico della Ferrari con Garra, altro pilota Tutti vicinissimi, incredibile. tutti Lì in vicinissimi. quarta posizione, piccolo svantaggio. Intanto Samma forse tenta con ex russo, tentato l'attamo, ma attenzione, c'è Profumo di Marek che così giustamente è un po' in difficoltà, nei primi giri in gomma gialla, sta tentando un attacco con la Ferrari di Beppe Lau che tenta un esterno in tre, lì piccolo contatto, si gira la Ferrari, però davvero incredibile, Ah, terzo anche Dan, scodata, si gira scodata di anche Andy, Hendrick. scodata di Beppe Lau, per lì in terza posizione si difende ancora con le unghie, Profumo di Marek con Scheller che adesso è in Davitrema l'ha ottava persa, posizione, ne approfitta Andri in nona, Lucifero lì dietro, Scheller ti segnalo ottava ottavo. posizione, le due Red Bull che partenza in gomma gialla, settimo Profumo di Marek, ottavo Scheller, sono davvero indemoniati i due Red Bull, stanno tentando ma adesso Andri è in scia di Profumo di Marek, si avvicina, non tenta il sorpasso, anche Lucifero, grandissima staccata con Dani che è riuscito a passare Matrix, lì in fondo il pilota Mercedes, passa e si piazza in undicesima posizione. E allora andiamo lì sulle posizioni che contano, all'Italia sempre primo, Vettel passo, Ferrari di Samba Penalità penalità, per tre Samba, sì. secondi, incredibile, così come Matrix. Una Questa è un po' pista un ispida, una pista pesantino. ispida, una perfida. Pista davvero. Davvero info, salutiamo intanto Cancio che è entrato in live. Buona serata ragazzi, state Ciao, godendo davvero buonasera a uno tutti ragazzi, buonasera. spettacolo incredibile. Penalità per Beppe Beppe Lau. Lau, all'Italia sempre in prima posizione con Nova che cerca di tenere il passo, sempre in zona DRS. Ferdis in terza posizione, Scheller è non attaccato molla. al Profumo di mare. Si riesce a fare il gioco di scuderia, diciamo, e farlo Scia. passare, sì, e farlo passare. Vediamo, Scheller ha un buon Gaetano, ma passo, la Scheller ha un buon passo, eh. Scheller sicuramente un buonissimo passo con Hendry che non molla il duo della Red Bull, non lo molla Nova, 45-6, stampa il giro veloce, molto vicino Scheller, potrebbe tentare un attacco a Profumo di Marek, vediamo se è così, sembra davvero molto, molto, molto preso da questa pista il buon Shell, fa sperare per la gara di lunedì, ma andremo a vedere, ne parleremo più avanti. Scheller è sempre attaccato ai tubi di scarico della Red Bull, non lo molla, potrebbe tentare l'attacco con Nova che è fuori dalla zona DRS, intanto Garra tenta l'attacco su Ferdis, altro duello tra titani qui, e passa Ferdis, e passa Garra, Scheller su si Profumo di tocca, mare, Scheller su peccato, Profumo di si mare, recupera. tocca. E andiamo su Scheller che passa Ferdis, contatto tra Garra e Ferdis, peccato lì, l'ha persa Garra. È Ferdis. riuscito a tenere contatto tra la Racing Point e la
Ferdis, vediamo. Ma no. La Mercedes di Ferdis, la perde Ferdis, peccato, gomme consumate per Ferdis, deve cercare, Ferdis si ritira, peccato. Finisce qui la gara di Ferdis, uno dei protagonisti. Peccato. Poteva sicuramente fare una bellissima gara, ma sempre Garra in terza posizione con Nova, che è sempre attaccato all'Italia, cercando di portare vantaggio, ma attenzione a Scheller, perché è il primo pilota in gomma gialla. Bravo, sì, questo volevo dire io, da tenere sott'occhio, perché adesso è tutto a suo favore. Vediamo. Se riuscirà a tenere un buon ritmo, stare vicino, diciamo, ai primi. Attacco di Hendry, si fa vedere nei specchietti di Profumo di Marek, ma niente da fare. Buono Alex Russo in quinta posizione, che è attaccato sempre a Samma. Vediamo se c'è l'attacco con anche all'Italia. Potrebbe essere attaccato da Nova, che adesso ha il DRS dalla sua parte, lo aziona il pilota Ferrari. Vediamo se in fondo al rettilineo tenta l'attacco, si fa vedere, primo accenno, Profumo di Marche prende penalità, primo accenno per il pilota della Ferrari nei confronti di Alitalia. Garra sempre lì in terza posizione, Alex Russo non riesce, Matador, incidente, si gira allo Rouge, penso che si è peccato, girato allo Rouge, sì. Matador la perde anche lui. Ma Samma ha penalità, Scheller e Aix Russo è riuscito a passare Samma. Aix Russo è riuscito a passare Samma e si libera del pilota Alfa Tauri. Si porta in quarta posizione. Intanto e adesso Nova comincia. È vicinissima dall'Italia. Eh sì, ma è sulla parte guidata, diciamo così, difficile qui da passare, Gaetano. Quasi sì, impossibile, anche per questi campioni. Hanno un senso molto diversi, perché Nova guadagna molto sulla parte guidata, mentre all'Italia riesce a scappare sul dritto, diciamo, dai. Intanto Genox è riuscito a passare Matrix, si piazza in decima posizione. Grande la gara Scheller, sesta posizione, incredibile. Rimonta di Scheller, che adesso ha nel mirino Samba, con Alex Russo sempre lì. Gara terza posizione, Nova non molla, ma anche Garra. Vuole rimanere in zona di RS, sì. Ma adesso salgono in maniera esponenziale le quotazioni di Scheller, anche se adesso sta rientrando Hendry, non lo molla Scheller. Non lo molla, e Scheller sta un pochino perdendo, diciamo, da quelli in gomma rossa. Lucio, penalità, Profumo di Marek è adesso dietro a, c'è Lucifero, e sta anche lui recuperando, ci va allo Rouge. Intanto Nova è fuori di DRS, quindi non riesce più ad avvicinarsi all'Italia. Sì, sembra essere scappato vicino Matrix, con Lucifero che tenta l'attacco all'esterno, piccolo contatto con Profumo di Marek, che deve mollare. Lucifero passa intanto e prende Samma, la posizione. Samma è vicinissima ad Exodus. Andiamo su Samma, che deve recuperare la posizione persa nei confronti di Alex Russo, che deve a sua volta penalità per Hendry. Sì, penalità per Hendry, peccato, grande. Però Nova sempre lì a un secondo, anche se è uscito fuori dalla zona DRS, sta cercando sempre di recuperare Gaetano. Non molla. Grande gara anche di Garra, che continua a rimanere vicinissimo agli ultimi due, che sono, diciamo, sappiamo chi sono. Quindi sì, trio delle meraviglie, l'Italia Nova Garra, peccato per Ferdis quel contatto con Garra. Peccato perché poteva essere uscita, anche lui, gomma sporca. Sì, protagonista sicuro. Adesso Samma è molto vicino a Ex Russo, molto vicino il pilota Alfa Tauri sul pilota Haas. Non voleva mancare oggi a Ex Russo, poi diremo un piccolo aneddoto, non in perfette condizioni fisiche buon Alessandro, ma sta onorando l'impegno, si sentiva di dare qualcosa nelle prime uscite, purtroppo molto sfortunato. Ma adesso Samma è molto vicino, può tentare l'attacco, prende la scia, sceglie la corsia interna Samma e lo passa prima della fine della curva 7. Vabbè, riesce
Alessandro deve stare tranquillo perché sapendo che c'è la penalità, Sam la può gestire come meglio crede, Sì, deve fare una. Sicuramente questi 22 giri sono davvero interminabili. L'abbiamo pista lunghissima, te l'ho ripetuto. detto, 7 km, quindi ho il Salutiamo minimo. il buon Pantera Gaetano che entra in Ciao live, Stefano, leader della saluti, saluta F2 Stefano. domenica. Tocca a loro scendere in pista sempre in Belgio. Quindi tanti appuntamenti del fine settimana E non in solo, UTMR. e non solo. Tantissimi, li ricorderemo tutti alla fine. Intanto Nova, sempre lì, ha recuperato, adesso è entrato in zona DRS. Elastico che. Vediamo l'ERS, sono al 51% per Aletalia, Nova al 30%. Garra anche lui, 30%, Samma 70% di ERS, incredibile. Sta gestendo davvero Sta gestendo bene, bene la benissimo. discussione, ma Scheller sempre, Scheller 90%, incredibile, incredibile. Scheller non lo sta usando proprio perché dice che non gli Non lo sta serve. usando al 100%, guarda che impressionante questo pilota, incredibile davvero. Può davvero fare una seconda parte, secondo me aspetta furbamente l'ingresso al box e quindi recuperare quel secondo che potrebbe davvero segnare una situazione importante perché non è lontano, ricordiamo, dal leader. Andiamo a guardare il distacco dal pilota di testa, 13 secondi, quindi Non sono, uscirebbe bravo, non sono sicuramente così. Non davanti. sono tantissimi. Attenzione adesso di nuovo l'attacco di ex russo nei confronti di Samba, se ne stanno dando di santa ragione questi due giovanissimi piloti. Giovanissimi e bravissimi soprattutto. Bravissimi tutti e due, ex russo e Samba, che spettacolo puro. Bravi ragazzi, bravi. Continuate così Eh che noi sì, andiamo in pensione. stanno davvero suonandosene di santa ragione. Staremo a vedere come si evolverà questa gara. Intanto Lucifero è Ormai è risalito anche in arrivato. ottava posizione, eh? Bravo anche Sì, Lucifero. grande. Dopo il passo di. Ah, prende penalità, è Peccato, arrivato gliel'ho tirata. larghissimo. È arrivato larghissimo. Gliel'abbiamo tirata. Dopo la loro gara, secondo me, comincerà quando entreranno i piloti con gomma rossa, che ricordiamo sono lì. Dennis in gomma bianca, quindi lui va sicuramente poi Fino per in la rossa fondo. finale, dovrebbe essere anche lui una seconda parte di gara importante, ma non è distante a ex russo, 5 secondi, Vediamo con Samba che lo marca intanto sempre. se Scheller è sempre lì, diciamo. È plafonato Non sul. entrano. Sì, plafonato lì il distacco, non entrano in box. Giro numero 8 che inizia con Aletalia che ha dato 2 secondi con Garra Intanto che sta ritornando. Alessandro ha anticipato il pit, eh? A ex russo si è fermato ai box. Sì, e allora sarei curioso di andare a capire che copertura monta. Gomma gialla per il Sì, pilota è stato il dell'As. primo, secondo me vorrà fare un undercut nei confronti di Sam. Vedremo, rientra in 14ª posizione. Dietro Davi Trema, e adesso siamo a pista libera, ma un avversario difficile. Endri non molla, grande anche la prova del pilota Racing Point, che ricordiamo essere quarto in classifica. C'è una bella battaglia, a parte i primi tre, all'Italia Nova Sì, e Davi Trema, intanto che. Nova, il suo distacco è salito a 2 secondi, quindi Alitalia si è iniziata Sì. a martellare come il suo solito, diciamo. Ricordiamo ERS al 65%, quindi non sta usando. Nova sta forse gestendo un giro in più, forse sta facendo rientrare Garra. Sta facendo rientrare Garra e questo potrebbe essere anche forse un segnale. Magari Sì, cerca un alleato nel perché pilota Racing Garra è al nono Point. decimo, vabbè. Eh sì, potrebbe cercare un alleato nel poter sconfiggere questo dominio di Aetalia. Ma diventa difficile. Non si ferma neanche all'ottavo giro, continua. Nono, Nova entra in box insieme a Garra. Insieme a Garra, quindi i due piloti cercano di entrare. Box anche per Samma. E allora Scheller Via libera. in via libera. Staremo a vedere, andiamo a seguire se in effetti
ex russo, c'è del traffico, peccato lì, c'è Davitrema davanti, vediamo se lo riesce a passare con una fresca per ex russo, c'è un interno sul compagno di squadra Davitrema e lo passa all'Italia, lo passa all'interno e vediamo se esce davanti a Samma, sì, sì, esce davanti a Samma, quindi ha guadagnato tantissimo, tantissimo, funziona l'undercut, bravissimo. Funziona l'undercut di ex russo che guadagna la posizione, ma Scheller adesso dobbiamo andare a seguire davvero le quotazioni di Scheller perché qui all'Italia adesso deve fermarsi con Hendry in terza posizione, momento confusione dettato dai box, Raya in diciottesima posizione, ma adesso all'Italia vediamo cosa fa, se si ferma in questo giro o prosegue la sua corsa, giro numero 9. Intanto Scheller sta continuando la sua gara. Eh sì, Scheller sicuramente continuerà con Hendry che non molla la presa, sta facendo una bellissima gara, anche grande gara di Profumo di Mare che in quarta posizione, Lucifero che con il adesso ha perso posizione. Sì, adesso i piloti Nova in sesta posizione. Sì, devono iniziare adesso a dare il tutto per tutto. Genox passa Matrix e passa anche Garra. Pilota Racing Point con Samma che prende ancora penalità, incredibile. Garra è indemoniato, sta cercando di risalire la china, adesso si ferma anche all'Italia, sì. Montagomma gialla esce, vediamo se esce davanti, stanno arrivando i piloti, Nova e all'Italia, sta arrivando. Intanto Genox è in box insieme a Hendry. Si fermano, ma adesso cambia la strategia perché Scheller guida, non si è fermato, ricordiamo, all'Italia in seconda posizione e ha fatto la sosta, Profumo di Marek non si è fermato e adesso Nova passa Lucifero, tenta l'attacco all'esterno, non concede spazio, Lucifero si difende dall'attacco di Nova, ma adesso tenta un esterno, quasi ruota a ruota tra il pilota Renault e il pilota della Ferrari, si difende come può Nova dall'attacco di Lucifero, si difende Lucifero dall'attacco di Nova come può, ne approfitta un po' Garra che sta cercando anche lui di risalire, ma adesso diventa davvero difficile quanto è importante stare davanti. È almeno di un secondo Garra da Nova, Sì, ma adesso si butta all'interno, gran sorpasso di Nova nei confronti di Lucifero che lo attacca prima delle curve AS, lo snake che c'è in tanto terreno dall'Italia. Sì, non vuol perdere, ma adesso c'è Profumo di Marek a ostacolare così la corsa, la rimonta di Nova e si avvicina anche Garra nei confronti di Lucifero, molto vicino, potrebbe tentare la staccata in curva 19, vediamo, si butta sull'interno ma Lucifero difende saggiamente la posizione, traiettoria quasi identica per i due piloti e difende la posizione, ma adesso c'è l'attacco di Garra subito in curva 1 e riesce a passare il pilota della Renault che giustamente sa che non è con loro che deve competere la sua gara, adesso Profumo di Marek a Nova, cliente scomodissimo e a tutto l'ERS adesso l'ERS, Garra per poter tentare l'attacco, lo affonda e passa in staccata. Andiamo a guardare un po' anche il dettaglio delle penalità, 6 secondi per Profumo di Marek, Garra in non ha penalità, 3 per Lucifero, 6 per Dani, 6 per Samma, peccato per Samma, ex russo in 8ª posizione adesso, Scheller prende penalità, peccato, 3 secondi per anche per Scheller, però vediamo, l'Italia si sta avvicinando, 2 secondi e 2, recupera nei confronti di Scheller che ricordiamo deve fermarsi sicuramente ritorna alla 14esima posizione. Fiuccio fuori. È una pista dove Le Rouge Dennis si ritira anche lui. Dennis
Forse c'è stato un contatto. Safety car! Safety car! Cambia tutto! Safety car! E adesso, qui Scheller ha una grandissima occasione, perché mancano 11 giri al termine, non si arriva fino in fondo. Adesso qui... No, però si deve fermare, le deve montare per forza. Bravo, Scheller. Sì, entra in box. Vediamo, sono curioso di capire se in effetti 10 giri comunque... si possono fare, sì, in gomma rossa. Vediamo cosa ci farà sicuramente dietro la garra in box. Si ferma in box. Quindi uno dei piloti top, gomma rossa e cambia lettone. Quindi aveva dei problemi. Garra adesso si ferma in box, monta gomma rossa anche per il pilota della Racing Point. Si fermano un po' tutti tranne Ale Italia. Si fa veramente interessante. Qui si fa davvero difficile adesso la strategia, si fa davvero difficile. Non si è fermato all'Italia, non si è fermato Nova, non si è fermato Alex Russo, non si è fermato Samba. Qui Gaetano, ne vedremo delle belle. Sto già registrando delle rimonte da 10 anni. Ci sarà davvero da divertirsi per questi ultimi giri, i primi tre. Non si sono fermati, Alex Russo è risalito in terza posizione. Bravo, soprattutto con peccato perché aveva fatto un ottimo undercut e aveva guadagnato 3 secondi su Sam, solamente che adesso la safety l'ha annullato, comunque deve ricostruire. Ma adesso tutto, dai. Per adesso è tutto a favore di adesso... Scheller, Garra soprattutto, anche Garra che si è fermato, è stato bravo, speriamo che paga questa strategia. Qui adesso c'è da ragionare tanto, perché comunque in gomma gialla si arriva fino in fondo, quello è sicuro. Quindi diciamo così, bisogna capire se in effetti i piloti che hanno scelto Scheller quasi obbligato a montare gomma rossa. Garra è stata una scelta tattica, quindi lì bisognerebbe capire in effetti se la sua è stata una mossa dettata dal cambio di strategia. Poi magari chiederemo. Magari l'azzardata. Vediamo cosa dicono i nostri amici. Se in effetti Garra ha fatto la cosa giusta, secondo voi. Se in effetti la mossa di Garra può portare qualche vantaggio o meno, o è stato un errore. Chiediamo, facciamo il sondaggio, vediamo se in effetti può essere una mossa azzardata questa, quella di Garra. Scegliere di entrare in box quando i diretti rivali non così sono entrati, quindi hanno continuato. Però è già da ammirare, Salvo, che questa scelta ha portato a farci capire, diciamo, che il ragazzo, il pilota, cerca in tutti i modi di stare lì davanti. Quindi dai, da ammirare soprattutto per questa scelta, secondo me. Sì, staremo a vedere se in effetti pagherà, in effetti o non c'è. Pagherà, sì, alla fine. Pagherà o non pagherà questa situazione? Certo, adesso anche per discorso penalità, comunque Garra può davvero, in una pista dove è facile sorpassare, quindi la gomma rossa dietro questi 2-3 giri, dietro la safety car, lì c'è Raya che sta andando a recuperare, sta andando a rimettersi in coda, quindi penso che il prossimo sia il giro in cui la safety car, la direzione gara, permetterà il quindi rientro. Quindi devono fare alcuni giri. Quindi se dovrebbe stare un altro giro, la safety ne rimarrebbe 8. Quindi alla fine la rossa, secondo me, non è che è stata proprio un azzardo. Potrebbe pagare e pagare anche bene, secondo me. Intanto ti comunico che dal sondaggio per adesso tutti quanti hanno scelta azzeccata di Garra. Quindi visto. Salgono le quotazioni di Garra. Staremo a vedere se in effetti Garra oltre a qualcosa di importante. Salgono anche le persone che ci stanno seguendo e li continuiamo a salutare tutti quanti e vi ringraziamo. Sì, salutiamo tutti gli amici che stanno godendo questo grandissimo spettacolo. È una F1 dove per adesso Ale Italia è in testa con Nova e Ex Russo, Samma, Endri in gomma gialla, poi Scheller, Garra, Lucifero, gomma rossa, Matrix in gomma bianca, Genox in gomma gialla, con Dani in gomma bianca, Davitrema, Profumo di Marek, Generale in gomma rossa,
Beppe Lau e Raya, gomma gialla, c'è un mix, prevalentemente gomma gialla, poi la battaglia non gomma rossa, sì. Due piloti in gomma bianca, staremo a vedere chi avrà ragione di questa scelta. Eh sì, vince il sì, come dicevamo, con il 92%. Safety car in questo giro, adesso si riparte. L'Italia è quello che detta il ritmo, e allora adesso bisogna portare le gomme in temperatura. Ricordiamo che non bisogna assolutissimamente... E in effetti anche i primi tre senza penalità, giustamente come sottolinea anche Arancina. E bisogna vedere che questa è una pista che si sorpassa, quindi garra anche lui e senza penalità. Vediamo se subito tenta qualcosa, poi andiamo subito. Ma adesso è il momento clou, il momento dove Alitalia deve scegliere quando ripartire. E lo fa, facilitato anche da questa S in curva 20. E parte adesso il Gran Premio. Il giro numero 14 si ricomincia con Alitalia che passa in testa, seguito da Nova, ex russo. Non molla insieme a Sam, Andy Scheller. Andiamo allora su Garra, gomma rossa, seguiamolo insieme a Scheller. Potrebbe già subito liberarsi della Racing Point di Andy. Vediamo se riesce, molto vicini il pilota Red Bull e il pilota Racing Point, anche vicino a Scheller. Potrebbe tentare già subito l'attacco il pilota della Racing Point, lo vedo molto vicino con Andy, che a sua volta è vicino a Sam, tenta l'attacco all'esterno e ci riesce, interno per Andy, e passa, gran sorpasso di Andy nei confronti di Sam. Ma quanto ne aveva, sul dritto Andy? Si passa anche Scheller, lo affianca Samma, interno e in favore del sorpasso, però adesso Samma potrebbe contrattaccare, ma lo lascia passare Scheller e si libera subito, lo dicevamo, in gomma rossa, on fire in gomma rossa qui per questi ultimi 12 giri, è davvero incredibile, va sull'esterno di fuoco, andiamo a seguirli. Anzi, 8 giri, scusami. Garra tenta un attacco subito, si vuole liberare a fretta di liberarsi di Samma. Potrebbe tentare di nuovo subito l'attacco con Scheller, che adesso è già subito il mirino di Andy. Guarda sul misto, sul misto fa un grip impressionante la gomma di Garra, ma che ancora non è riuscito però a liberarsi di Andy. Intanto Nova Scheller è molto vicino, potrebbe tentare subito l'attacco, subito lì internamente, saggiamente alza il piede, non rischia, si avvicina anche Samma, che ha un ostacolo davvero difficile, tanto all'Italia scende sotto il muro del 45 e cominciano a martellare. Non vuole far scappare Andy. Vediamo se adesso c'è sicuramente un attacco multiplo, perché qui Scheller attaccherà Andy, che a sua volta Garra attaccherà Samma. Ancora il DRS. Andiamo a vedere, molto vicino, direi di essere disabilitato. Azione all'ERS. Vediamo, stenta subito l'esterno Garra, lì lo passa, si affianca internamente Scheller su Andy e lo passa, passa anche Garra nei confronti di Samma. E allora adesso Scheller a ex russo in terza posizione, penalità per Davi Trema. Scheller, ricordiamo, ha, come dicevamo, penalità, quindi potrebbe davvero essere in difficoltà sul discorso penalità. Entri penalità al mercato, i due Racing Point con mescole diverse, gomma gialla per Andy, gomma rossa per, che fa passare il gioco di squadra Scheller, sicuramente un secondo e mezzo da Jesus. Sì, lo sta pista, andando a riprendere, la pista è lunga e si guadagna. Potrebbe davvero essere una parte finale di gara interessantissima questa, con Scheller, anche se Alex Russo è senza penalità, quindi può davvero giocare di tattica. Alex Russo può davvero cercare quel momento, questi ultimi giri finali, questi 7 giri finali, anzi Nova 44, 494, però bravissimo. Adesso è il DRS. È il DRS adesso che potrebbe fare la differenza. L'Italia adesso è
sotto attacco da parte di Nova, vediamo se gli esce il sorpasso, molto vicino esce, davvero velocissima la Ferrari, sceglie la corsia interna e lo passa, passa, va al comando Nova, va al comando Nova di questo Gran Premio del Belgio. Passa, Dani si è ritirato, esce allo Rouge sicuro. Vediamo se safety car anche qui, safety car virtuale, quindi bisogna controllare la velocità. È incredibile questo circuito, non perdona Gaetano, non perdona, davvero, non anche per questi campioni. Diventa difficile, che duello che stiamo assistendo con Alitalia che... sì, è davvero fortunato anche Nova nel... carpire il momento giusto del sorpasso, che subito dopo è uscita la safety car virtuale, quindi è stato davvero fortunatissimo a concludere il sorpasso, portarsi davanti, e adesso bandiera gialla, quindi bisogna attendere quando i giudici daranno l'ok per ripartire a Ex Russo, sempre lì, ma Scheller è in agguato. Questo è il vantaggio dei piloti in gomma rossa, sicuramente, perché conserveranno un po' la mescola. DRS abilitato, si riparte con Alitalia che adesso è vicinissima a Nova, è diventato il secondo in classifica di questa gara, deve andare a riprendersi il primo posto che gli è stato strappato da Nova. Vediamo se vedrà di nuovo la battaglia inversa, però con l'Italia che attaccherà noi. Eh sì, vediamo se adesso risponde all'Italia subito, ma lo vedo un po' distante. Nova prende un buon ritmo, prende un buon spazio, 7 decimi, penso che non ce la fa all'Italia a superare Nova. In effetti è così. Riesce a mantenere la posizione, sì. Terza posizione per Aix Russo, incredibile, grandissima anche. Scheller in quarta posizione, sempre a 1 secondo e 6, con Garra che si sta avvicinando, non riesce a recuperare nei confronti di Aix Russo. Diciamo a non far avvicinare tanto Scheller, anche se con copertura migliore, diciamo Scheller. C'è una bella battaglia qui tra Andri, Samma e Lucifero, ricordiamo Lucifero in gomma rossa, quindi potrebbe davvero entrare a far parte della festa, ma andiamo lì, 1 secondo e mezzo, 1 secondo e 4, mancano 5 giri al termine, ricordiamo lunghissima questa pista, quindi 7 chilometri, quindi sono davvero 7 chilometri di fuoco, Lucifero allo Rouge si gira anche, eccolo lì, peccato Lucifero, abbandona anche lui, deve ritirarsi, 14 piloti in pista, passa Samma, riesce a passare Samma Andri, ma difende la posizione, si butta sull'interno, ma Samma riesce a chiudere il sorpasso, non molla. Bravo Giulio a concludere il sorpasso, Garra, e stare lì 4 e 3. Comincia, fa fucsia, fa il giro veloce Garra al giro 18 e adesso si porta vicinissimo ad Aix Russo, ma l'Italia è vicinissimo anche lui a Nova, ci sono attacchi a ripetizione davanti e dietro, l'Italia allora tenta di nuovo l'attacco, stessa mossa, sta però molto più vicino, ma difende Nova la posizione, difende Nova la posizione sua all'Italia e non passa all'Italia e riesce a resistere all'attacco. Aix Russo adesso è sotto attacco di Scheller, è rientrato Scheller, potrebbe tentare subito l'attacco e allora andiamo a vedere, diciamo che all'Italia potrebbe ritentare l'attacco, se non guadagna un po' Nova, all'Italia è già vicinissimo, 3 decimi 5 decimi, quindi davvero bravi questi piloti della Racing Point, stanno dimostrando un ottimo valore. Scheller è molto vicino adesso a Aix Russo, clienti difficili per il giovane pilota dell'AS che deve difendersi da i due piloti demoniaci come Scheller. Già su questo rettilineo. Eh sì,
anche se è difficile qui perché una serie di curve bisogna davvero avere una sensibilità di guida impressionante. Staccata per il pilota Haas. Red Bull sono tutto dietro. Tenta un interno, Scheller. Cosa ha tentato Scheller nei confronti di Alex Russo? Non vuole aspettare, ma Magarra adesso si butta sull'interno. Ma ecco la morsa forse di Scheller. Quella morsa di Scheller ha così favorito il sorpasso di Garra. Adesso lì non si passa. Passa Garra. Scheller con Alex Russo adesso che deve difendersi dall'attacco con Alitalia che torna in testa in fondo. Ma ritorniamo lì alla battaglia tra Garra e Scheller. Passa Garra nei confronti di Alex Russo che non molla, difende la posizione ma non ce la fa, tenta un esterno Scheller, perde un po' di potenza Alex Russo e deve mollare, ma adesso Alex Russo deve stare attaccato, al duo Garra-Scheller perché è ancora davanti con le penalità, anche se Garra non ne ha penalità. Che spettacolo, Manova, che spettacolo, Salvo. Spettacolo davanti e dietro, e Alitalia è riuscito a passare, l'abbiamo intravisto il sorpasso di Alitalia nei confronti di Nova, però, davvero. C'era una battaglia a E allora andiamo al dettaglio delle penalità perché siamo al 19° giro, 3 secondi per Scheller. Alitalia adesso deve tentare l'allungo nei confronti di Nova. Che gara, se la sta, sudando, se la sta sudando questa Alitalia nei confronti di Nova. Nova sempre davvero vicinissimo. Nova sempre vicinissimo. Sì, non molla. Non molla con Samma in sesta posizione. E intanto Sabo, Genox con il gioco delle penalità potrebbe addirittura arrivare in sesta posizione. Eh sì, staremo a vedere perché è lì attaccato a un secondo, lo dicevamo, questa Nova, gara potrebbe Nova giocarsi dall'Italia, Nova dall'Italia. Sì, vediamo come va, adesso si affronta per l'ennesima volta per il giro numero 20 in Le Rouge, sembra davvero andare sui binari, in ottava in pieno per i due piloti a testa della gara tutto, all'Italia adesso. Eh sì, all'Italia adesso deve subire, però ce la fa a mantenere un minimo di vantaggio e a portare la sua Alfa davanti. Davvero incredibile questa battaglia tra Alitalia e Nova, con Garra adesso che deve difendersi da Scheller anche se ha penalità, e buona Alex Russo che non deve perdere quei tre secondi famosi, deve stare in... ce la può fare, mancano due giri al termine. Soprattutto deve prendere penalità. Bravo, sì. Bravo, avere i nervi saldi, stare già lì tra Garra, Scheller è davvero tanta roba. Con Nova che adesso ha un tentativo, poi secondo sarà me l'ultimo ci giro. Ci vuole provare all'ultimo giro per non farsi superare, diciamo, sì. È l'unico modo per tentare così. Deve continuare a stare vicino così, Vediamo se ci riesce. Se sarà l'Italia o se sarà Nova a vincere questo Gran Premio del Belgio, davvero ricco di emozioni. Quattro decimi. Sono attaccati i due piloti con Garra che anche lui da dietro, con Alex Russo che è ritornato sotto, incredibile, ma godiamoci la prima battaglia, quella tra della prima posizione tra l'Italia e Nova. Vediamo chi la spunta tra questi due campioni. All'Italia adesso di nuovo DRS per Nova, deve subire di nuovo l'attacco, vediamo, sembra non riuscire neanche questa volta, esce velocissimo all'Italia. E allora si va verso il 22° con Scheller che tenta l'esterno, toccata tra Garra e Scheller, di forza Scheller passa Garra e si porta in terza posizione anche se ci sono i 3 secondi di svantaggio. Tutto questo a vantaggio di giovane Alex Russo che si attacca ai due e non li molla. Nova 3 decimi dall'Italia. Eh sì, ma è in un punto davvero difficile qui. Ma non adesso si passa. Deve dare tutto per stare più vicino possibile. Sì, poi staremo a vedere. Sempre lì Garra con Scheller e Alex Russo. Samma in sesta posizione.
con Hendrick che non lo molla, Davy Trema in ottava posizione, Matrix in nona, Profumo di Marek in decima, Generale in undicesima, Genox in dodicesima, Beppe Rao in dodicesima. Molto vicino, molto vicino. Garra, penalità, ah, per penalità Garra. Per Garra, incredibile. E allora Alex Russo ha una grandissima fondo, sì. Occasione. Nova, ha una grandissima occasione. Nova molto vicino. Nova molto vicino. Questo è il giro numero 22. Comincia l'ultimo giro. Emozione pura. Staremo a vedere ultimo se in effetti all'Italia ce la fa. Ultimo colpo in canna per Nova. Azione all'Ersa adesso, azione all'Ersa adesso all'Italia, così come fa Nova, si marcano anche in quello, nella scelta dell'Ers, incredibile, adesso è il momento della verità, vediamo se Nova dà tutto, all'Italia riesce, corsia interna, si piazza sul centro ma è vicinissimo, si fa vedere ma non riesce, spunta l'alfa di all'Italia ma è vicino Nova, è vicino Nova con Garra che passa... Scheller lo passa in sesto sorpasso subito il giro prima, ma Ex Russo è spettatore di questa battaglia che potrebbe portargli il podio. E allora ritorniamo su all'Italia Nova. Mamma che gara, ragazzi. Sempre lì a battagliare per la prima posizione. Non molla Nova, non molla all'Italia. Con Garra, penalità per Scheller, altra penalità per no, Scheller. Questa peccato, incredibile, penalità per Scheller. Ex Russo ha un'occasione d'oro, un'occasione d'oro, non deve farsela sfuggire per nessuna ragione, deve rimanere lì attaccato con i denti a questa quinta posizione che potrebbe trasformarsi davanti Nova, al traguardo. Nova si arrende, Nova si arrende, dai. Nova si arrende, ma giustamente. Giustamente, però guarda come lampeggia il rosso dell'Alfa. Ha dato tutto. Hanno dato davvero dato tutto. 3%, 2%. Che battaglia. Hanno ma un applauso, tutto. Signori. Alzatevi tutti in piedi e applaudite questi due grandi piloti. Bravissimo. Arriva l'Italia primo, bravissimo. Nova secondo. Ma che battaglia. E arriva adesso Garra, terzo in pista, ma Alex Russo è lì. Alex Russo è lì e va a prendersi grande, la terza posizione. Bravissimo. Questo giovane pilota, bravo. Che oggi ha corso con 38 e mezzo di febbre. Bravissimo anche Alex Russo a guadagnare la terza posizione. Scheller in quarta, in quinta posizione, Garra in quarta. Samma, grande gara anche la sua in sesta, Davy Trema lì, sempre in settima, punti, ottavo Generale, grandissima la prova anche di Generale, ma cosa abbiamo assistito? Complimenti, davvero complimenti una battaglia a tutti, incredibile, ragazzi, bravissimi, incredibile. Tutti, bravissimi, bravi. Tutti. Pilota del giorno Scheller, ma è incredibile, andremo a invitare anche Domenico, ma io dico davvero bellissima la battaglia. Alex Russo ha fatto davvero una bellissima gara, una strepitosa gara. Sì, invita i ragazzi perché davvero voglio sentire tutti insieme a Domenico che sono stati davvero artefici di una bellissima e strepitosa battaglia che ci ha regalato davvero tanta, tanta, tanta emozione pura. E allora il podio, ricordiamo il podio di questa bellissima, bellissima gara in cui ha visto davvero questi strepitosi protagonisti con all'Italia che piazza il suo giro veloce, davvero vicinissimi, con all'Italia Nova in prima e seconda posizione, Ex Russo terzo, Garra quarto, Scheller quinto, Samma sesto, Davy Trema settimo, ottavo Generale, nono Genox, decimo Hendry, undicesimo Matrix, dodicesimo Profumo di Marek, tredicesimo Beppe Lau, quattordicesimo Raya, quindicesimo Lucifero, poi tutti ritirati, peccato davvero, ma da pista davvero complicatissima questa, davvero incredibile. Ok. Adesso includete l'audio, ragazzi, includete l'audio, davvero, complimenti, complimenti a tutti. Ecco, io partirei davvero con il duo all'Italia Nova, che in questa gara se li sono suonate
diciamo così, in pista, sempre nella lealtà e nella sportività delle loro battaglie. Di santa ragione, ecco, all'Italia oggi Alessandro te la sei sudata, non è stata facile questa battaglia. Hai avuto un momento, diciamo così, di ripensamento quando c'è stato la safety car, oppure non hai avuto un minimo dubbio sul non rientrare? No, non avevo il minimo dubbio, sennò andavo troppo dietro e no, aveva strada libera e prendevo al largo. Ah, ecco, ma sei stato davvero, davvero bravo, davvero incredibile. Sono stati tre ultimi giri fantastici. Emozionanti, fantastici. Sì, c'è stata una bella battaglia sia per la prima posizione, ma anche per il podio. Quindi davvero vi riconsiglio di rivederla, perché davvero è stata una bellissima, bellissima battaglia che ci avete davvero regalato. Emozioni a non finire. Ti ringrazio, all'Italia, bravo, davvero, complimenti. Direi un'altra perla così. Però devo dire, Federico, complimenti anche a te. Ci hai provato fino all'ultimo, hai tentato in tutti i modi, forse ci eravamo illusi lì, in quell'attacco che facevi, negli ultimi giri non riuscivi a, ecco questo ti volevo chiedere, non riuscivi ad avere quella velocità che avevi avuto nei due momenti in cui sei riuscito a soppassare Alessandro, ecco, spiegaci, forse qualcosina che non è andata Alessandro è stato davvero, usciva davvero veloce in quella curva, perché non abbiamo davvero capito questa cosa, no, perché non riuscivi a riprendere. Non volevo passarlo negli ultimi giri, volevo aspettare l'ultimo, solamente che c'era la curva 1 eccolo, che andava troppo forte. In effetti questa era una cosa che avevamo pensato con Gaetano nel commento, che volevi aspettare l'ultimo giro. Ma l'ultimo per poter giro, così, se c'era 300 metri, quel rettilineo più lungo di 100 metri era riuscito a superare. riuscì a superare, però davvero c'è stato poi c'era così un momento in cui... Sì, c'è stato un momento in cui davvero, diciamo così, ci abbiamo creduto che l'Italia potesse perdere questa gara, però davvero siete stati fantastici, bravi. Che dire, i complimenti si rinnovano di gara in gara, due grandissimi campioni. Ci regalate davvero spettacolo. Farei adesso i complimenti al terzo posto per il grande ex russo. Grazie. Alessandro, allora, una gara, noi sappiamo che oggi non eri in condizioni perfette, diciamo così, fisiche. Questo ti fa davvero onore, perché tu non hai voluto mollare. Io ti avevo consigliato di non gareggiare oggi, onestamente, però davvero così sei stato bravo. Ma parliamo della gara. Hai onorato l'impegno, e questo ti fa davvero grandissimo onore, però devo dire anche un'altra cosa, sei stato molto anche rispetto alla sfortuna così delle prime gare, perché l'Alex Russo che abbiamo visto nelle prime gare non è l'Alex Russo che conosciamo, esatto. In pista, molta sfortuna, ma oggi tutto dalla tua parte, diciamo così, safety car, momento giusto, sei stato lì, non hai osato quando Garra e Scheller avevano gomma rossa, tu in gialla hai avuto quel momento di difficoltà. Bravo. Scheller aveva penalità, aspettavo proprio la penalità di Garra per poter puntare al terzo posto. Ed è arrivato. Sì, ed è arrivato, e io sono contentissimo, davvero, se oggi devo spendere un centesimo, lo spendo su di te per tutto quello che davvero te la meriti, sfortuna meriti, fino adesso te lo meriti. Questo podio è davvero una medaglia di bronzo che in cornice sì. È regalato, diciamo così, poi ci sarà questo piccolo premio anche per te, Salvo, in GP Challenge, ragazzi ricordatevi che in GP Challenge Alex Russo corre, quindi un avversario in più per voi. Devo dire una cosa, se c'ha la febbre corre così, mi sa che gli deve venire più spesso. Davvero venire spesso questa febbre, però diciamo così, facciamo scherzi, gli auguri e i nuovi complimenti. Passerei adesso a un grandissimo Domenico. Domenico, io, diciamo così, partendo dall'ultima posizione, hai fatto questo ottimo risultato. Non oso pensare, se facevi le qualifiche, dove potevi arrivare. Davvero peccato anche per questa diciamo così, qualifica. Ma cosa è successo? Io ti volevo chiedere, perché non siamo riusciti a capire
vedere in effetti cosa è successo in qualifica. Niente, in pratica sto uscendo dai box e alla prima chicane volevo tagliare, non so che cosa mi è venuto in testa, comunque volevo tagliare e là ci stavano dei salsicciotti e la macchina è L'hai riuscita a preso. saltare e sono andato al muro e quindi è finita Ah, ecco, la mia avventura con le noi pellicole. pensavamo. Ecco, cioè, Ti è peccato, peccato questa cosa. Ecco, costato questo salsicciotto ti è costato un po' troppo, diciamo così. Quindi, occhio, occhio ai prossimi, specialmente lunedì. Ricordatevi che lunedì, diciamo così, ci sarà un'altra battaglia tra di voi. Però, davvero bravo, Domenico, perché hai fatto una bellissima battaglia anche con grande Garra, rimonta, con peccato per le Aex Rus. penalità, no? Grandissima rimonta, magari Ma forse le un po' penalità meno più le che altro le ho penalità. preso perché avevo la danneggiata all'inizio, perché ogni Sì, ce ne siamo accorti quindi non di avevo dare la neanche danneggiata, tempo, quindi. volevo spingere, ma era difficile, No. specialmente fare le Eh curve sì. veloci, quindi. Per questo perdevi un pochino. In effetti dicevo, ma aveva un passo più veloce. Poi in effetti quando si è fermata abbiamo visto che ha cambiato l'ala. Abbiamo detto, allora per questo non andava così veloce. Per questo. Però davvero bravi. Ricordiamo allora di nuovo, rinnovo di nuovo i complimenti al podio e a Domenico per L'MVP. pilota del giorno, MVP del giorno, grandissima impresa. Di nuovo davvero il podio. Ricordiamo adesso che dai nostri canali F1 2020 TMR Xbox Italia ci trovate su Facebook, è il nostro canale La nuova app che internet abbiamo, che quindi da poco, quindi potete www.tmracademy.it scaricarla quando volete, chi non lo TMR Academy.it è la nostra app, come ricordava giustamente Gaetano, dove potete consultare tutte le info, piloti, statistiche, comunicati, insomma, potete davvero sfrecciare tutto del mondo del TMR, dei 7 campionati che abbiamo. Ricordiamo quali sono gli appuntamenti, che sono ricchissimi, Gaetano. Già domani abbiamo la Junior alle 18, ricordiamo la nostra categoria Under 15, poi domenica la F2 F2. alle 21:15, poi lunedì appuntamento per questi grandi campioni che avete visto qui oggi sul Della podio, GP li Challenge. troverete in GP Challenge, compreso Aex Russo che parteciperà come sostituto lunedì alle 21:30, martedì ci sarà la GP2 alle 23:30, mercoledì 31 la GP3 alle 23:30 e Gaetano venerdì 2 tocca a noi Tocca a il noi, se GP4. qualcuno ci vuole Un aiutare a darci abbraccio. qualche tempo, lo ringraziamo Ci guarda, anticipatamente. saremo ben lieti di accoglierli. E allora rinnovo, diciamo, i saluti, un abbraccio a tutti quanti amici e appuntamento sui nostri